Reduce dalla sconfitta del Fadini, il Capistrello prova a riprendere la sua corsa contro un Casalbordino sempre ostico e quadrato. Ne esce fuori un incontro tirato che fatica a decollare e propone pochi spunti, soprattutto in apertura. La prima sortita è di marca ospite e arriva all'undicesimo con Fusaro che calibra bene una conclusione che impensierisce giusto un po' un attento Mario Di Girolamo. Capistrello che si scuote e sposta il proprio baricentro con Di Girolamo in velocità troppo altruista nell'imbucarla senza costrutto. Scampato pericolo per il Casale, i minuti seguenti di pace dei sensi sino all'inzuccata di Fantauzzi che cade al 43esimo e che non cambia la storia del match. Ripresa più spumeggiante che parte con una bella sforbiciata di Aquino al settimo. Il puntero napoletano non trova lo specchio e la porta per centimetri. La trova invece in Briola al 12esimo quando prende l'ascensore e non lascia scampo a Tano che nulla può nell'occasione. 1-0 e Casalbordino costretto ad alzare il ritmo per riequilibrare le sorti del match. Ci prova Mangiacasale al 15esimo ma Di Girolamo vola e devia. Ci riesce della penna un minuto più tardi dopo la traversa presa da Sec. La sfera però era uscita nella sua traiettoria aerea e lo sbandieramento arbitrale quindi vanifica il tutto. Rimpianti giallorossi che si trascinano a lungo soprattutto dopo che il Capistrello riprende a macinare il gioco e prova a chiudere la contesa al 34esimo con Aquino che cannoneggia a lato. 60 secondi e Daniele Di Girolamo parte in cerca di fortuna e la trova con il puntuale aiuto di Aquino che in beata solitudine non perdona. 2-0 è partita virtualmente chiusa anche se proprio a ridosso del 90esimo l'atterramento di Mangiacasale manda sul dischetto della penna che spiazza e regala il meritato punto dell'1-2 ai suoi. Partita riaperta o così sembra perché i rimpianti al 93esimo invece sono tutti di marca granata con Di Girolamo che in velocità dà la stura a uno sfortunato Deramo che si ferma sul palo. Infine è esoso Aquino che non mette la ciliegina sulla torta della sua ottima prestazione. Gianluca Giordani, soddisfazione per i 3 punti e amarezza per l'ennesima espulsione. La soddisfazione per i 3 punti ci sta perché era una partita difficile contro una diretta concorrente e quindi i ragazzi sono stati bravi, poi loro erano venuti qua, si sono chiusi molto bene il primo tempo, ci hanno dato pochi spazi, noi abbiamo detto ai ragazzi di stare calmi che intanto prima o poi lo spazio lo trovavamo e così è stato. Quanto riguarda l'espulsione lasciamo proprio perdere perché ormai per noi allenatori è diventato impossibile stare in mezzo al campo, no? Gli assistenti ci controllano se usciamo fuori dalla linea, che l'altra volta sono stato allontanato perché sul gol ho risultato e sono entrato dentro al campo, stavolta perché per aver detto al mio compagno lasciate perdere l'arbitro l'ha ritenuto un'offesa offensiva, una cosa offensiva, una frase offensiva e mi ha cacciato fuori, cioè io sono rimasto senza parole, cioè lasciamo proprio perdere, non se ne può veramente più. Poi in campo gliene dicono tutti i colori e non succede niente perché da una parte e dall'altra gli hanno detto tutti i colori, noi per aver detto io anzi per averlo pure cercato di aiutare mi ha cacciato fuori. Pensiamo alla squadra, dai. Appunto, torniamo in campo per un Capistrello ormai ha preso il passo giusto nonostante il fatto che comunque ci siano sempre degli assenti. Sì, ma al di là degli assenti, perché abbiamo visto che adesso la squadra in un certo senso è ingranato, quindi ha una sua identità. Noi non dimentichiamoci sempre che noi siamo partiti sempre in ritardo, quindi lo scotto all'inizio era inevitabile pagarlo perché noi abbiamo iniziato la preparazione il 20 agosto, quindi con la maggior parte era la juniores, quindi era normale che all'inizio avessimo delle difficoltà. Adesso la squadra è ingranato, speriamo di continuare perché non abbiamo fatto assolutamente nulla, perché è un campionato difficilissimo, basta vedere i risultati oggi, quando viene a vedere penso che sia finita l'Aquila, quindi se è finita il risultato Ponte Momano, quindi ti fa capire la difficoltà, ma la stessa Casalbordino, che è una squadra che non merita di stare in queste posizioni classifiche, quindi fa capire la difficoltà di questo campionato. Noi non dobbiamo abbassare la guardia, dobbiamo lavorare sempre di più per cercare di raggiungere al più presto questa salvezza. Nicola Travaglini, direttore sportivo del Casalbordino. Allora, c'è amarezza per una sconfitta che forse è stata meritata, ma gli episodi non sono stati alla vostra. Ma gli episodi dalla parte nostra non ci saranno mai. Questo è scritto e questo andrà avanti. Meritata. Hanno fatto di più loro all'inizio del secondo tempo. Hanno fatto gol, noi non facciamo gol e le partite finiscono, vengono gli avversari. Il gol annullato e l'episodio a rigore. Allora,
sincerità per sincerità. Il gol annullato non lo so perché l'ha annullato. Qualcuno dice che la palla era uscita durante la traiettoria del calcio d'angolo. Io non l'ho visto, per me era regolarissimo. Il rigore probabilmente non c'era. Sincerità per sincerità. Casalbordino che punta a cosa, dove arriverà? Speriamo di salvarci ai play-out arrivati a questo punto.